Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui in Cucina col Banana. Oggi faccio la pasta al ragù, come mi è stata richiesta da Silvio Martino. Quindi una richiesta semplice, per una ricetta semplice ma che comunque ha le sue regole. Poi volevo salutare Domenico De Candia, che in un altro video avevo salutato come Vincenzo, mi sono sbagliato. Poi volevo salutare Luigi Maria Riccardi e Federica Chirco, Gianluca Oteri, e faccio gli auguri di compleanno, che è passato da poco, al suo amico Marco. E poi infine saluto Pier Giorgio Tranfa. Ciao a tutti ragazzi! Allora, abbiamo del macinato di manzo, poi abbiamo odori, quindi sedano, carota e cipolla, vino bianco, c'è anche chi sfuma col vino rosso, a me piace in tutti e due i modi. A dire la verità non avevo il vino rosso, a casa avevo questo bianco, un pecorino, si chiama pecorino, un vino bianco si chiama pecorino, e quindi uso questo. Poi abbiamo della passata di pomodoro, si possono usare anche i pelati, io preferisco la passata per il ragù. E poi abbiamo della pasta, questa mi era rimasta che da domenica che ho fatto una cosa a casa, e quindi comunque vi metto in descrizione dei video dove faccio vedere come ho fatto la pasta nel caso voleste rifarla, e basta, cominciamo. Mi sono portato un po' avanti, ho tagliato il sedano a listarelle, la carota anche, la cipolla. Ora tritiamo tutto quanto col coltello, facciamo un trito fino di odori e poi facciamo soffriggere con l'olio, ma tanto quello ve lo faccio vedere. Mettete il tutto a soffriggere in olio extravergine d'oliva abbondante, perché nel ragù l'olio deve essere abbondante. Fate soffriggere un paio di minuti, poi andiamo ad aggiungere la carne, ma tanto vi faccio vedere tutto. Abbiamo aggiunto il macinato, giriamo, facciamo rosolare bene. Io il sale lo metto dopo, e dopo che ho messo il pomodoro. Allora, specifico, questo è il modo in cui io faccio il ragù, so che ci sono 200.000 modi diversi di farlo, so che c'è chi ci mette rosmarino, chi ci mette l'alloro, chi ci mette anche una salsiccia, chi mischia la carne, maiale, vitello e manzo, chi solo manzo e maiale, chi ci mette pure la nonna, eccetera eccetera. Questo è il modo in cui io faccio il ragù, quindi non vi incazzate. Io metto un pizzico di pepe, ma proprio un pizzichino, mescolata, scusate, ho dato una botta alla telecamera. Poi vado a sfumare con il vino bianco, faccio evaporare un minuto e poi metto il pomodoro. Abbiamo fatto sfumare il vino bianco, ora metto al minimo il fuoco, lo abbasso, vado a mettere la passata di pomodoro. Aspettate, ce n'ho un po' qui anche, ce n'ho anche dell'altra, non vi preoccupate, poi la prendo e l'aggiungo. Metto un goccio d'acqua, metto a fuoco minimo, proprio deve pipicchiare. Vabbè, lasciate perdere quello. Pippitiare, vabbè, lasciate perdere quello che ho detto, amici napoletani, amici del sud. Pippiare. Vabbè, o deve. O pippitiare, una cosa. Vabbè, deve. Questo rumore qui. Pippiare. Per. Io faccio almeno un paio d'ore. Comunque adesso aggiungo un altro po' di pomodoro, un po' d'acqua, sale. Comunque vi faccio vedere mentre cuoce come deve fare. E metto un coperchio, Ecco il sugo sta pippicchiando forse un po' troppo, dobbiamo abbassare un po', casomai cambiamo il fornello, usiamo quello un po' più piccolo, così un paio d'ore. Andiamo ad usare la nonna papera per fare la nostra pasta. Voglio fare una pasta lunga, ve ne sarete accorti, non so da cosa. Andate a infarinare il pezzo di pasta. Scusate, ho già due volte che casca la manovella. Poi andate a gradualmente ad stringere
la manovella qui di lato per far sì che venga la pasta sempre più fina. Poi sta a vostro gusto se la volete fina o meno. A me non piace finissima, però ve la faccio abbastanza fina. Dopo che avete stabilito il grado di spessore, vedi, c'è una parola sola, questa manovella, ragazzi, scusate, il grado, lo spessore della vostra pasta, la andate a mettere nel coso delle fettuccine qua, in modo che vi fa delle belle fettuccine. Poi mettete nella farina, così non si attaccano. Che bello! Le piacciono? Ecco qua, ne andiamo a fare un altro po', va! Eccole qua, ragazzi, le nostre fettuccine. Non le taglio, mi piacciono belle lunghe. Se nel caso voleste tagliarle, quando le avete prese, le stendete, le tagliate, ma è un crimine contro l'umanità, non lo fate. E mi raccomando, cospargetele bene di farina. Se avete quella di semola è meglio. Io non ce l'ho, quindi uso questa normale, perché così non si attaccano, perdono un po' della loro umidità. Eccole qua. Ora, quando il sugo è pronto, mettiamo sull'acqua e le facciamo cuocere per 3-4 minuti. Il ragù è pronto, eccolo qua, si era un po' freddato, quindi l'ho messo un attimino un po' a riscaldare. Abbiamo messo l'acqua e ora buttiamo le fettuccine. Un momento, acqua salata. Ora buttiamo le nostre bellissime fettuccine. 4-5 minuti di cottura e sono pronte. Quando cuocete la pasta fatta in casa, mettete, non so se si vede, nell'acqua, ci ho messo dopo, subito dopo averle messe, magari se le mettete anche prima è meglio, un goccetto d'olio extravergine d'oliva, che farà sì che la pasta non si incolli. Mescolate all'inizio e poi a posto. A posto, guardate che bellezza! Allora, li andiamo ad aprire un po'. Il cameraman mi sta ammorbando da quando ho cominciato a fare sto video con sta pasta che... Ma la puoi mangiare? Poi. Ti vedo particolarmente interessata a te con queste fettuccine. Non lo so, dipende. Da che? Da 7 mesi. Assaggia poco? E voi? Assaggia poco. Basta. Ragazzi, è la fine del mondo. Poi, non so se ve ne siete accorti, sono belle erte le fettuccine, perché a noi due ci piacciono belle erte. So che andrebbero fatte con la pasta che è messa contro luce, si vede dall'altra parte, però a noi non piacciono così, ci piacciono belle toste che si sentono quando mastichi. Sì, basta però. Io che mi bagno, se no. Guardate che roba, mi farebbe morire di fame. Beh sì. Si vede. Ok ragazzi, buonissime. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.